Allora, analisi a caldo post Lazio-Juventus 1-0 all'ultimo secondo per i biancocelesti. Sarò onesto, non mi andava di fare un post per iscritto, quindi vado così a braccio con un video. Una sconfitta, a mio giudizio, meritata da parte dei bianconeri per l'atteggiamento. Per l'atteggiamento messo in campo che, soprattutto nell'ultima mezz'ora, diciamo io non ho mai avuto l'impressione che Juventus puntasse realmente alla vittoria, ma soprattutto nella seconda frazione di gara si perdeva tempo, si andava lì, salvo Yıldız che ha cercato anche di velocizzare in alcuni casi il gioco, molti giocatori non davano l'impressione di voler vincere la partita e l'impressione era che anche alla panchina stesse più che bene il pareggio, e questo si può ricavare e dedurre anche dalle sostituzioni. Non voglio accanirmi sui singoli giocatori, ma bisogna chiedersi perché viene impiegato De Sciglio, che manca da tantissimo tempo, mancava quest'anno e quindi alla prima partita, dopo un lungo infortunio, una partita comunque impegnativa ed importante come quella in casa della Lazio, quando abbiamo ad esempio un Diallo che non è mai stato impiegato neanche per un secondo, ma questo è un discorso lungo, potremmo continuare all'infinito. Non c'è stato il 4-3-3, ci sono stati i soliti problemi che abbiamo visto nelle ultime gare, quindi una Juventus completamente disorganizzata, pallone che scotta, postura sbagliata dei giocatori, una Juventus timorosa, paurosa. Una Juventus che non fa la Juventus, che subisce la partita per 80-85 minuti su 90. La Lazio ha spesso avuto il pallino del gioco. Una Lazio che era manchevole, soprattutto nella prima frazione di gara, dei suoi migliori giocatori. È entrato immobile successivamente. Gli ultimi minuti di Luis Alberto hanno completamente, diciamo, spostato il piatto della bilancia in favore dei biancocelesti, perché Luis Alberto quasi da fermo comandava il gioco. Guendouzi, altro ottimo ingresso, e insomma, con le sostituzioni la Lazio si è addirittura rinforzata, a mio modesto avviso. Mentre la Juventus ha tolto Chiesa sbagliando, a mio avviso, perché si poteva provare il tridente, sicuramente non doveva uscire Chiesa, che nel primo tempo era stato uno dei pochi che aveva cercato di fare qualcosa di positivo, uno dei più pericolosi, più propositivi. Stesso dicasi per Cambiaso, un altro giocatore a mio avviso insostituibile per la squadra bianconera. Poi viene gettato così nella mischia Sekulov, che è comunque un'ala offensiva in un ruolo di copertura. Non diamo assolutamente le colpe, per carità, a questo calciatore di circa 22 anni, se non sbaglio, 22 anni, quindi giovane, che non ha colpe sul gol, perché già immagino è colpa di, no, non è colpa di nessuno. Sekulov non deve fare quello che stava facendo sul gol della Lazio. È un giocatore con diverse attitudini, e soprattutto mi domando, era davvero il caso di lanciarlo lì nella mischia? Mi ha ricordato un po' anche l'ingresso di Nonge con il Napoli. Potevamo tenere Chiesa in campo e poi magari aggiungere Yıldız, che secondo me ha anche impattato bene sulla gara per quel po' che poteva fare, servito comunque male, poi schierato di punta, eccetera, eccetera. I problemi della Juventus sono atavici, vanno avanti da 3 anni. Una squadra disorganizzata, in questo momento è una squadra senza anima, non è una squadra nel senso che non è compatta, non dà quel senso di appunto di essere squadra, lottare l'uno per l'altro. Avevamo delle. La solita muraglia umana innanzi alla difesa, aspettavamo l'avversario spesso al limite dell'area per fare densità al centro, tutte cose che ci siamo detti, ridetti, straditti, che sappiamo e vediamo da 3 anni. Non sono sorpreso, noi sapete, abbiamo preso le distanze da questo tipo di atteggiamento, da questo tipo di mentalità, perché voglio capire il punto a Roma, cosa serviva quando tu vieni praticamente da una lunga serie senza vittorie. Quindi la situazione è complicata anche in ottica Champions, però aggiungo, non è quello il problema. Il problema è che qui leggo ancora, e mi dispiace dirlo, ma vari tifosi ancora appoggiano questo tipo di mentalità e filosofia: dobbiamo fare 70 punti, dobbiamo fare i punticini per la Champions. Non è questo, questo è vivacchiare. Non mi interessa nulla di fare i punti per la Champions, o meglio, voglio andare in Champions perché è importante da un punto di vista economico, eccetera, eccetera. Ma se dobbiamo arrivarci a morsi e graffi, no, non serve a nulla. La Juventus non è questo, non è questa cosa, dovrei dire altro, ma mi trattengo. La Juventus ha un altro tipo di ambizione, intenzione di avere un altro tipo di atteggiamento. Il problema non sono fare 10 o 13 o 8 punti, il problema è anche il come. Come e perché scendi in campo e cosa vuoi fare della tua squadra, cosa vuoi fare della tua vita sportiva. Questa è una sofferenza che deve terminare quanto prima, non cambierà
Non cambierò la mia idea in base ai risultati, ma solo in base a quello che eventualmente vedrò sul campo e non vedrò nulla di stravolgente con questa guida tecnica, perché ormai si è capito che qui dobbiamo tirare fino a giugno e sperare di fare i punti che ci porteranno alla Champions. Lasciamo stare il discorso Coppa Italia con un discorso così estemporaneo a parte, non cambierà la mia valutazione. Siamo in una situazione complicatissima, in 3 anni non abbiamo prodotto nulla, 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 quindi a prescindere bisogna cambiare. Forse stiamo addirittura ad un livello tale da dover cambiare anche in queste ultime giornate per dare una scossa, per responsabilizzare giocatori che non sono assolutamente quelli che stiamo vedendo in queste ultime settimane. Sicuramente non è una squadra di fenomeni, ci sono giocatori che magari possono essere di complemento all'interno della rosa della Juve, altri ci stanno benissimo, altri magari non sono da Juventus. Non voglio entrare nello specifico, ma sicuramente le prestazioni sono al di sotto del potenziale di questa squadra che è sfilacciata, slegata, ha perso cuore, non c'è organizzazione, non c'è nulla. Bisogna intervenire, così non andremo da nessuna parte e comunque anche fare i punti per la Champions non cambieranno il senso del discorso. Più di questo non so cosa dire. Spero di continuare perché è una passione seguire la Juventus e commentare partite della Juventus. Spero di continuare a farlo, però fino a giugno, fino a fine campionato, resistiamo come pagina. Poi lo ribadisco, se non cambia la guida tecnica e quindi la società, perché chiaramente io mi sto rivolgendo anche alla società e vado ad attribuire responsabilità alla società, la Juventus resta un grandissimo infinito amore che non cambierà mai. Resteremo sostenitori, ma scusateci, non possiamo sentirci complici, dobbiamo prendere distanze e personalmente non trovo neanche appassionante commentare queste partite, già guardarle è davvero uno strazio e mi sto trattenendo, sempre parlando con rispetto verso tutti. Quindi speriamo in una scossa, speriamo in qualcosa di positivo, ma i cambiamenti non cadono dall'alto, non possiamo sempre, perché alla fine siamo un lancio di dadi, una volta esce un numero positivo, spesso sta uscendo un numero negativo, non si può vivere così, non è questa la nostra intenzione. Cos'altro dobbiamo dire? Siamo molto amareggiati, delusi sì, ma non sorpresi, quindi io non sono sorpreso, io aspetto sulla riva del fiume il cambiamento, sperando al più presto in un futuro diverso per la Juventus. Non posso prevedere la Juventus tornerà a vincere nel breve periodo, nel lungo periodo, non lo so. So solo che sicuramente bisogna cambiare a 360 gradi tutto. Quindi a partire dalla guida tecnica e dalla mentalità e, scusate se lo dico, sono dispiaciuto dalla mediocre accettazione di una situazione ben al di sotto della mediocrità e mi sto riferendo anche a una fetta, purtroppo lo devo dire senza giudicare, della tifoseria che mi sembra ormai essersi così appassita, standardizzata su livelli al di sotto della mediocrità. Non è accettabile. Certo che bisogna tifare, amare la Juventus, però evidenziare queste criticità, secondo me, è il più grande atto di amore che si può fare verso la nostra amata vecchia signora. Vi abbraccio tutti e fino alla fine, anzi, fino alla liberazione.